Agricoltura smart, ma anche regioni smart nell'ambito di una programmazione che è definita strategica. Al centro del confronto che ha visto protagonisti il sottosegretario al MIPAF Giuseppe Labate e il sottosegretario MIBACT Anna Laura Orrico, organizzato dal Movimento 5 Stelle nell'ambito del percorso presso la Camera di Commercio di Taranto verso le regionali. Snellire la burocrazia, una delle priorità per l'onorevole Cassese. Qual è stato l'impegno in questi mesi del Movimento 5 Stelle? Ma diciamo, in Commissione Agricoltura della Camera abbiamo portato avanti numerosissimi provvedimenti, alcuni tesi appunto a valorizzare alcuni settori strategici per il Paese ma anche per la nostra regione, ovvero il famoso chilometro zero, l'agricoltura biologica, tutti sanno quanto ci teniamo a questi temi, ma sicuramente il provvedimento principale che stiamo portando avanti è quello sulla semplificazione. Ma perché? Perché non ne servono altre leggi, molte volte le leggi sono complicazioni burocratiche e gli imprenditori agricoli non hanno bisogno di questo. Veniamo alla Puglia, noi in legge di bilancio abbiamo fatto uno sforzo importante per assimilare anche l'agricoltura alla normativa della cosiddetta agricoltura 4.0, ovvero rientra proprio nel capitolo dell'industria 4.0, ovvero dei sostegni sotto forma di credito d'imposta ai nuovi investimenti. Oggi parliamo anche di innovazione, ma come si fa a fare innovazione se non ci sono dei finanziamenti dedicati? Abbiamo il grande, grandissimo problema dei PSR, ormai noto a tutti, bloccati da anni ogni tipo di sostegno, di finanziamento, parliamo di 1 miliardo di euro in questi anni.